concorso per ossa e infermieri si farebbe al Palazzetto di Pesaro, ma è un'attenzione che ha posto il consigliere Fracassa. Perché non al Palascà, come dire, il palazzetto dello sport non è agibile, tra virgolette, in tal senso, dice il consigliere, per la colpa dell'amministrazione. In tal senso viene assolta la ASL, ma viene attaccata l'amministrazione. Francamente, insomma, preso atto dalle dichiarazioni del consigliere Fracassa di un qualcosa che non esiste. Non è la prima volta che il consigliere Fracassa sente le voci, che a questo punto sente le voci, e sulle voci che sente costruisce delle notizie e fa delle affermazioni. Non c'è alcun tipo di decisione assunta da parte della ASL sulle modalità di svolgimento e sul luogo di svolgimento di questo concorso, che peraltro in questo momento è bloccato per le ragioni del Covid. Abbiamo sentito l'ASL, l'amministrazione ha dato ampia disponibilità del luogo, del palazzetto, c'è cioè un rapporto sereno, istituzionalmente collaborativo. Se per la tipologia di concorso che l'ASL dovrà fare, come è stato fatto in passato, ci sono le condizioni di idoneità sul numero di diciamo così, concorrenti, il palazzetto dello sport è a piena disposizione, è assolutamente adeguato, grazie allo sforzo che questa amministrazione ha già fatto, così come lo è per la campagna vaccinale, così come lo è stato per lo screening di massa. E quindi, insomma, queste affermazioni sono assolutamente fuori luogo, fuori contesto, dettate da voci che vengono sentite magari in giro, vengono costruite semplicemente per avere visibilità. Quindi, se si vogliono evitare figuracce o altro, io riterrei di ragionare su notizie. Non è mai stata chiusa la porta alle Ha parlato anche con informazioni. Giosia in tal senso. Sì, ma guardate, insomma, veramente ogni tentativo di costruire artatamente notizie che non esistono solo per avere un po' di visibilità e per fare poi, non lo so, salvatore della patria, non si capisce quando già in passato queste cose sono state superate con grande trasparenza e con grande chiarezza, francamente lascia il tempo che trovo. Facciamo un ragionamento serio, insomma, evitiamo di sentire le voci e di trasformare le voci in notizie, perché, ripeto, si evitano figuracce. Quindi ampia disponibilità con la ASL, il rapporto è sereno, se ci sono le quando si potrà fare il concorso, se ci saranno le condizioni, assolutamente il palazzetto dello sport è a disposizione.